Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Ancora buon Natale, anche se ora che sto registrando è Santo Stefano. Sto registrando questo gameplay perché questo qui, Animal Party, è un giochino che ho visto da un po' di tempo, mi è sembrato simpatico e ho deciso di regalarmelo per Natale. Quindi, non so assolutamente nulla, tranne per il fatto che si tratta di una sorta di picchiaduro morbidoso. Quindi, setti il tuo nome. Vediamo. Io sono Ivan 83. Potrei mettere zio Ivan, ma dai, Ivan 83. Applica. Ho iniziato giusto quel poco che bastava per vedere se i settaggi erano tutti ok. Era cominciato anche una fase di tutorial. Spero di poterlo rifare perché l'ho interrotto la sera di Natale per poterlo registrare in un secondo momento. Quindi sono uscito brutalmente. E già ora mi sta facendo scegliere un personaggio, ma possiamo scegliere tra svariati animaletti. Cos'è un Dart Papero? Questo qui sono fantastici. Quindi, animaletti da scegliere. Ce ne sono svariati. Qui c'è un cagnolino, un coccodrillo, un gattino, un coniglietto. Beh, dato che io ho dei gatti, cominciamo con un gattino, poi proveremo via via. Qui ci sono. Ok, delle ricompense, ma quanto siete carini. Inutile dire che sono presenti tutte le lingue tranne l'italiano, maledetti. Dovremmo giocarcelo in inglese. Ok, io a questo punto, siccome aveva iniziato il tutorial, rifarò il tutorial, giusto per sapere di cosa si tratta, quello che posso e che non posso fare. Vai! Bene, possiamo giocare con il nostro paddone. Bene. Welcome to the research facility. All your behavioral data will be videotaped for further research. Evviva! Ok, Please follow the instructions throughout the process. ragazzi, io non mi metterò. Just so you know, during the experiment, if you get your head squashed by the door, the insurance company just can't care less about it. Now, little pup, let's test your observation abilities. Take a look around. Nice. Let me just open this cage for you. Ok, per il momento ci aveva semplicemente detto di guardarci intorno. In pratica ci sta insegnando i comandi, ma quanto siamo carini, siamo dei cagnolini carini e coccolosi. No, sentite che rumore peloso che fa quando si appoggia alle superfici. Tup. Oh! Beh, per il momento non posso fare nulla, ok. Cammina in giro con lo stick sinistro ed è quello che intendo fare. Possiamo rientrare in gabbia, possiamo. Per il momento sembro io dopo che ho bevuto troppo quando torno a casa. Sembra. Comunque, la grafica è veramente carina. Qui c'è qualcosa di molto più grosso di noi che è già uscito dalla gabbia. Comunque, i comandi sono abbastanza semplici. Proseguiamo. Evviva! Che cosa? Hanno rilasciato un Terminator 3000. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Hanno attivato il sistema di. Ok, un gatto pazzo è qui. Scappa. Con LT possiamo correre. Bene. Ma quanto sei carino. Aiuto. Ah, qui. No, l'ha passato anche lui. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma se mi colpisce, che succede? Facciamoci colpire. Aio. Aio. Run faster. Avanti, vai più veloce. Ah, ok, non dobbiamo essere proprio colpiti. Ok. Intrusione illegale non autorizzata, intrusione. Ah! Ok, non è stupido. Via, 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 togliamoci, andiamocene via. Ah! Aiuto! Aiuto! Ti sei arreso, eh? Take some time to catch your breath. Ok. You see that wee thingy that just popped out? That is the stamina bar, which comes in handy whenever you run, attack, Ok, climb, la or barra della carry stuff stamina. around. Better keep good track of it at all times. Ok, quindi quando correremo faremo delle azioni particolari. Come sappiamo, nella maggior parte dei giochi, la barra della stamina, che è quella che è in alto a sinistra, intorno alla nostra immagine, si consumerà. E per adesso nulla di nuovo, tu mi stai osservando. Ma. No, è bellissimo che.
possiamo sbattere dappertutto. Ok, ok, ciondolando. C'è un film Coco in arrivo. Cos'è, un tentacolo? Proseguiamo. Ah! Next up, you need to make a jump to the right side. Ok, dovremo saltare sul lato opposto. Un po' di rincorsa, quindi tieni premuto LT per correre, quindi premi Y per saltare sulla piattaforma a destra. Aie! A chicchi, ma io ho finito Super Mario Brothers. Super Mario Broda. Oh, che bella piantina. See that, cube thingy sì, over lo there. Vedo quel cubo lì. And bring it to the pressure sensor out in yellow. Oh, and keep away from the glass case in the middle. Ok, quindi premiamo RT. Ok, lo possiamo trasportare in giro. Ah, vedi questo coso. Ok, con il, vai con il cubo bianco su, sulla pressa qui, sulla barra a pressione, per aprire. Ecco. Ma questo qui invece posso interagire. Io per il momento ancora non posso fare granché. Posso saltare, ma posso dare delle testate. Aspetta, posso rompere io? Oh! Oh, l'hai rotto. Evviva! Come sono felice. Quindi ok, posso aggrapparmi, posso afferrare le cose tenendo premuto RT. Posso aggrapparmi alla telecamera. No, posso solo afferrare. Ecco, questa sembra un'immensa ciuppa ciuppa. Posso prenderla dal manico senza. Ecco, così. Bene. Andiamo avanti. Posso leggere qui? A quanto pare no. Va bene, proseguiamo. Questa me la porto perché mi piace. See that lever thingy? Sì. Just pull it to close the door. Ok. Come on, give it a go. Aspetta, fammi lasciare questo. Premi RT per afferrare la leva e chiudere questo. Si è inceppato. Aspetta, ecco così. Ho capito. Ah, bastava che la lasciassi così. Ok, prendiamo il cubo bianco e mettiamolo sulla sulla pressa. Ecco. Ma quanto pesa? Qua. Ok, la porta adesso l'abbiamo aperta. Però senza la ciuppa ciuppa io non me ne vado. Ecco qua, andiamo. Ho deciso che mi piace e me la porto dietro. Ecco. Bene, qui c'è un altro cubo. Quindi lo posso lanciare. Dunque, aspetta, posiamo la ciuppa ciuppa atomica. Posso lanciare il cubo dall'altra parte. Tu stai ferma lì, non rotolare via. Premi X per lanciare il cubo sulla barra. Sì, con quanta forza posso lanciarlo? Magari un po' più di forza. Aspetta, forse con la rincorsa? Beh sì. Mi prendo la mia ciuppa ciuppa supersonica qui e andiamo. Posso saltare. Oh sì, fantastico. Quante cose posso portarmi dietro in realtà? Io mi sono attaccato alla ciuppa ciuppa, ma se volessi portarmi dietro questo vaso di piante, lo posso fare. Certo, no, pesa. Pesa da solo, non ce la faccio. Però volevo portarmelo. Vabbè, fa niente. Rincorsa e con agilità proseguiamo. Prendiamo la ciuppa ciuppa, la mazza ciuppa ciupposa e andiamo. Oh, sala controllo. Oh, che vuoi? Lasciami stare. Ok, premi X per menare il nemico. A pezzo de fango, ma dove vuoi andare, Ecco qua, così. Brutto schifo. Ti lancio con la testa sui monitor. Vieni qui, aspetta, no, vieni qui. Vieni qui, ecco fatto, così. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Quindi devo, intanto prendiamo la ciuppa ciuppa. Ok, questo qui è uno schermo. No, devo lasciare il cadavere di questo infame. Vieni qua, non ho ancora finito con te. No, non la sedia, io voglio te. Vieni qui, ecco fatto. Vieni, perché adesso a te ti metto qui. Ecco fatto. Ma che te sei mangiato una fiorentina dei 60 anni. Bene, proseguiamo. Sotto a chi tocca. Salve. Ma come siamo? Ma... This is Mutant. Ok. Che dobbiamo fare qui? Ma non posso usare questa cosa per menare fondamentalmente, scusate. Ma sì! Ok, pian piano imparerò le tecniche. Voglio la ciuppa ciuppa atomica per menare qualcuno. Well, what you waiting for? Come on, throw some punches. Ecco. Let's see what you got. Mamma mia!
quanto faccio male con questa. Certo, posso usare, posso fare solo questa mossa, a meno che, no, salto, attacco, infierisco e prendo anche a testate, perché non c'è due senza tre. Quindi lì, ok, lì i cani non possono entrare, quindi io non posso entrare. Va bene, proseguiamo di qua allora. Comunque sì, graficamente è estremamente morbidoso, mi piace. Entriamo, cosa ci aspetta? Oh, temo che dovremmo abbandonare la nostra ciuppa ciuppa. Forse, no, vabbè, pazienza. Come la abbandono la ciuppa ciuppa? Aiuto! Intanto passa un'ambulanza. Aiuto! Non so come abbandonare la ciuppa ciuppa, vabbè. Tieni premuto Y per aggrappare e arrampicare, arrampicarti sulla piattaforma. Ragazzi, ho un problema. Ah, forse i comandi sono limitati qui dentro. Aspettate, se io magari torno di qua. Non posso più uscire, fatemi uscire. No, no, fatemi uscire. Sono un povero prigioniero. Che cavolo. Ragazzi, non posso abbandonare la ciuppa ciuppa. L'ho abbandonata, fantastico. Bene, arrampichiamoci. Scusa, tieni premuto Y per aggrapparti, forse con un po' di rincorsa. Certo che con questo fisicaccio c'è qualcosa che non mi quadra, scusate. Allora, io voglio arrampicarmi. Ah, ok, devo tenermi aggrappato e poi magari saltare. No, mi sa, sì, all'incirca l'idea è quella, sì. Ecco. Sì, ok. Più o meno. Addio ciuppa ciuppa. Andiamo. Ancora. Ah, siamo nella stanza dell'energia. Oh. Ok. Non c'è problema, posso farlo. Ok. Ancora, ancora, vai. Oh, una pala. Certo, con piacere la prendo. Tieni premuto RT per prendere l'arma. E vabbè, fino a qua ci siamo. Avanti. No, 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 no. Pala, pala. La pala, la pala. Aspetta, aspetta, aspetta. Come cavolo l'ho presa questa pala nel modo sbagliato. Ragazzi, ho un vuoto. Aia, m'hanno chiuso. M'hanno steso. Aspetta, aspetta un secondo. Allora, con questo davo le testate e fino a qui, aia. Bene. Brutto coso che non sei altro. Cosa sei, un dinosauro? Fatemi riprendere un secondo la pala. Scusate, c'è qualcosa che non mi quadra. Ma è stupendo che comunque, a seconda di come la prendo, la pala la terrà in modo differente. No, con questo la lanciavo. Bene, tu togliti un attimo, per favore. Ecco. Prendiamo la pala. Con questo si salta, con questo si testa, con questo si salta. E semplice semplice, con X quadrato la si usa. Tiè. E qui cosa posso fare? Posso fare qualche macello? Posso rompere le cose? No, peccato. Vabbè. Premi due volte RT per rilasciare l'arma. Ecco perché non riuscivo a lasciare la ciuppa ciuppa. Ok, inutile dirlo che dobbiamo prendere uno di questi schifi. Vieni qua, vieni qua. Ecco, stai qui. E se volessi portarmi una sedia dietro? Potrei. Posso aprire gli armadietti. No, vabbè. Prendiamo la pala. Senti, prendi questa. C'è un modo umano. Ecco, presa la pala, andiamo, forza. Oh, così, bravo. Ancora? Un altro Terminator ancora più potente. Lo posso uccidere? Me sa di no. Vabbè, andiamosene via. Aia. Ma muovi quelle gambine per correre. Niente, devo riprovarci. E non ho più. Ah, non ho più la pala. E ora c'è anche il Terminator qui. Aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. No, lì già.
No, perché mi sono voluto portare dietro la valigia? Dai, riproviamoci, non c'è problema. Devo semplicemente saltare su quella piattaforma. Come si salta? Ok, così. E olio cuore, vai! Ecco fatto. Ecco il gattaccio. Ora prendimi. Prendimi, gatto maledetto. Salta pure lui! Via! Io pensavo di essere salvo, pensavo. Aspetta. Ah, permesso, scusa, no. Oddio, no, non ce la farò mai. Ho rischiato di strozzarmi. Mi sono impiccato con quella cosa. Ok, facciamo le cose fatte bene. Stavolta corriamo per la vita. Ok, lo sento, il gatto è dietro di me. Corriamo. Mi sta inseguendo? Sì che mi sta inseguendo. Andiamo. Devo arrampicarmi qui. L'altra volta mi sono impiccato, ma... Salta, stupido coso. Salta e aggrappati. Perché non sale? L'altra volta... Tieni premuto Y per aggrapparti e salta. Oh, ok, ci sono. Eccolo ragazzi, per arrampicarci RT. Non puoi raggiungermi, vero schifoso di un gatto Terminator? No. RT ed Y. Perché dice solo RT? Avanti. Ok, mi stanno facendo la valutazione. 97. Well, little pup. You seem like a silly goofball. Did you get a door bump on that noggin? See that lever over there? Sì. Come on, give it a go. Va bene, tiriamola. Cioè, spingiamola. Ecco. Pull it then, take a leap. I've got some dog cookies for you. Ma sei sicuro? Mi dovrei lanciare qua dentro, secondo te? Va bene, ma porterò un pacco con me, giusto per non andarmene a mani vuote. Bella per voi. Via. Ok, siamo atterrati. Che cosa? Oh mio Dio. Perché questo coccodrillo ce l'ha con me? Io non ho fatto niente di male. Perché devo cominciare? Va bene. E allora, se è la guerra. Aia. No. Aspetta, con questo si... Ah, imbecille. Si è suicidato. Anche se mi sa che sono morto. Ah, mote che vuoi. Perché ce l'hanno tutti con me in questo gioco? Che cosa mi ha tirato? Cos'è, una freccetta? Una coccardina? Mi si sta offuscando tutto. Sfida completata. Se questa per voi è una sfida. Che cosa ho fatto, ragazzi? Non sto capendo nulla. Mi hanno addormentato. Welcome to the party. Finisci il tutorial. Ah, quindi quello era bene? Se lo dicono loro. Quick match. Gioco personalizzato. Setting. Proviamo a fare un quick match. Vediamo di che cavolo si tratta questa cosa. Invita amici. Aspetta. Ma se volessi scegliere il mio animaletto. Qui c'è anche un negozio di oggetti. Quante monete abbiamo guadagnato. Aspetta, ma ecco, se io volessi cambiare ad esempio personaggio. Non che il cagnolino non mi piaccia, però era anche per provare qualcosa di diverso. Invita amici. Io non ho amici. Non ho amici, niente. Torniamo un secondo indietro, voglio vedere. Quick match, cast, locker, cosa sono? Gli sbloccabili? Oh mio Dio. Cambia il tuo outfit, ma certo che me lo cambio. Ma fantastico. Ma sembro Garfield, sembro. Oddio, giocare così non è che mi dispiacerebbe, però aspetta, qualcosa di un po' più, dai, semplice e pulito. Ah, però sono tutte cose che devo sbloccare. Vabbè, per adesso giochiamo e basta. Quick match. Credo che siano tutte sfide da fare in rete. Vai, iniziamo il match e vediamo che ci aspetta. Gioco trovato, ok. Scegli una mappa. Vai, mettiamola prima. Credo che si gioca in 4. E dobbiamo... Sì,
praticamente picchiarci, farci del male. Non cadere fuori dal castello e resta in vita. Oh, adesso posso scegliere. E me sa che me sentono pure, splendido. Ma quanto siamo carini. Vada per il papero. Ok. Ok, già qualcuno se l'è presa con me, ma ti prendo a beccate. Posso infierire? A parte che è buio. Abbiamo risolto, abbiamo la torcia. Ecco, becca, ti prendo a torciate. Cos'altro posso fare qui? Ma qua siamo, è pieno di gente. Scusa, amico. Via. Non mi dire che ho ucciso uno della mia squadra. Ah, ok, noi siamo i rossi. Quindi, tu. Tu, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. No, lasciami. Siamo amici, siamo. Non dovevi buttare anche me. Mi sa che sono morto. Quindi, che cosa posso fare adesso? Ah, posso lanciare le cose sul pubblico. Chi è che mi ha buttato lì sotto? Questo. Quanti ne sono rimasti? C'è un rosso. Non lo so, ragazzi. Credo che semplicemente era un tutti contro tutti. Non è un team. Non lo so, non so nulla di questo gioco. Che cosa posso lanciare? Posso lanciare queste cose. Cosa sono? Devo aspettare che si carichino. Posso usare anche il mouse? Che è meglio, eh. Perché se devo ammazzare qualcuno, voglio ammazzare sto gorilla. Bombe, uova. Inizia pure a crollare il castello dopo un po'. Bucce di banana. Oh, e vai. Tocca che ci riprovo. Però vorrei disattivare il microfono. Non me la che mi sentono tutti. Intanto il mio cadavere è ancora lì sotto che parla da morto. Il coccodrillo col pigiamino è fantastico. Ecco fatto. È sopravvissuto il coccodrillo col pigiamino, grande. Ha vinto la squadra verde. Aspettate, fatemi uscire. Come si esce da qui? Nulla. Niente, prendiamo tutti a testate, che vedevo di. Come si lanciavano? Non mi ricordo come si lanciavano. Però intanto si è ripreso. Boomerang. Il tutorial in pratica non mi è servito a nulla, perché per scappare da quel gatto mi sono scordato tutto. Aiuto, aiuto. Aio. Beh, tirate su. Ok. Con questa pistola posso sparare. Peccato che non si veda un tubo. Avanti, tutti attestate, vai. Non mi ricordo come faccio a lanciare le persone. No, così no. Ecco qua, già c'è un po' più di visibilità. A che mi sono acchiappato? Alla cosa sbagliata, aiuto. Questo si salta e con questo si lancia. Però devo assicurarmi che sia svenuto del tutto. Aia, mi hanno chiuso un 2. Ecco fatto. Come si lancia? Così. Ma non si è già riuscito. Oddio, perché questo è diventato. Guarda, guarda che roba. Aspetta, aspetta. Ok, sta cominciando a crollare tutto quanto. Aiuto. Bada. Guarda che mazzata che gli ho dato. Abbiamo vinto? Non ho capito come, ma ok.
aspetta, non voglio la torcia, voglio... ecco. Cos'è, una bomba? L'ho innescata. Alzati, alzati. Questo c'ha una padella, potrebbe essere pericoloso, eh. Però il gioco è simpatico, ragazzi. Dai, buttiamo secco a mezzo e prendiamo a testata la cieca. Ok, ho preso la padella. E con quadrato si lancia, ricordiamoci questa cosa, eh. Quando afferriamo qualcuno, quadrato per lanciarlo. Ecco, una cosa del genere. Qui. Niente, non ci riuscirò mai. Qui sono tutti morti. Proviamo a lanciarlo di sotto, eh. Ah! Ne ho lanciato giù uno. Ok, così si fa. Lanciamo anche lui. Vieni qui. Non so cosa sei perché sei tutto nell'ombra. Qui. Vai. No. Siamo andati tutti giù. Porca miseria. Ah, peccato. Chi c'è rimasto? Soltanto lui. In due. Qui sono. Vai, vi lancio un po' di robaccia. Tiè. Questo gioco da fare con gli amici è sicuramente divertente. Qui c'è uno in coma. Dai, ti lancio qualcosa, forse ti svegli. Intanto l'arena comincia a crollare. Peccato comunque che sia uscita un'arena buia. Si vedeva poco, anche se speriamo che la registrazione sia venuta bene. Penso che dopo questo sia finito, non so quanti match ci sono. Vai! Dai, acchiappalo e buttalo di sotto. Tanto quello è morto. Niente, non ci riesce. 50 secondi. 57. Che sta succedendo? Round 4. Oh mamma. Vabbè, dai. Andiamo testate alla cieca. Aia, sono svenuto pure io. Vieni qua. Vieni qua. Me lo volevo buttare sotto. Ok. C'ho la balestra, non so a cosa serva. Tu, vieni qua. Preso. Vieni qua, via. Uno l'abbiamo buttato di sotto. Non so, magari sto minando anche i miei amici, probabilmente. Bada, possiamo anche fare la capriola. Ma è da paura questa cosa. Ok, stanno tutti qua. Dunque, mentre voi litigate, io prendo questi e li butto di sotto. Anche te. Siamo un po' penzoloni. Vieni qua. Vieni qua. Ah, questo se l'è presa con me. Aiuto, aiuto. Ecco, mentre voi litigate, io vi prendo a testate. Vada. Ti prendo. No, 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 no. Torna su. Torna su. Non riesco a capire. Ecco fatto. Mi sono aggrappato. Mi sono aggrappato. Mi sono aggrappato a quello e siamo morti entrambi. Questa è stata una morte spettacolare. Ok ragazzi, io per questo gameplay mi fermo. Dai, stiamo oltre i 30 minuti. Non so fino a che punto andremo avanti, ma sicuramente nel futuro mi farò qualche altro gameplay. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, commentatemi. Noi ci vediamo la prossima volta per le serie regolari. Ciao ragazzi, abbraccione da Zio Ivan. Qui continua.